Attenzione, Mauri, devo parlare per un minuto di autonomia. Lo dico perché Maurizio Gasparri, ogni volta che c'è una cosa di Forza Italia, mi dice: no, mi raccomando, non parlare di autonomia, perché lui è uno che normalizza tutto, è apprezzabile per questo. Però ne ha parlato prima di me, Silvestro, quindi ho legittimazione a parlarne. Vi dicevo, se non c'è questo rapporto tra regioni e governo nazionale, tra le regioni in termini solidali, queste sfide noi le perdiamo tutte, perché governiamo regioni che hanno tanti problemi, ma anche tante risorse, che hanno bisogno del contributo di tutti e del governo nazionale. Io non sono contro l'autonomia differenziata, lo dico con chiarezza, anche perché l'autonomia nella mia regione, io me la sono presa, e non è una regione a statuto speciale, a legislazione vigente, Renato. Me la sono presa quando ho preso i 400 medici cubani. Se avessi dovuto ascoltare i burocrati del Ministero della Salute, Letizia, o del Ministero del Lavoro, non l'avrei presa mai. Me la sono presa quando ho fatto una legge per dare licenze di NCC e far venire Uber in Calabria. Salvini me l'ha impugnata. Io mi sono costituito in Corte Costituzionale e ho vinto. In Calabria, per esempio, oggi c'è Uber. Quindi io l'autonomia me la sono presa a legislazione vigente. Non temo l'autonomia. Dico semplicemente che la concorrenza tra le regioni si deve fare ad armi pari dopo aver finanziato i LEP, perché è troppo bello correre, essere in concorrenza. Quando qualcuno è costretto a guidare un bandino e un altro può guidare una Ferrari. Allora, io non sono contro l'autonomia, ma sono perché si realizzi quello che è un obbligo della Costituzione. Finisco. Quando il centro-sinistra mise l'autonomia in Costituzione, perché diciamolo, è stato il centro-sinistra a riformare il titolo quinto della Costituzione. Quando il centro-sinistra mise l'autonomia in Costituzione, peraltro cancellando dal titolo quinto la parola mezzogiorno, quando quel centro-sinistra mise l'autonomia in Costituzione, lo fece all'articolo 116 della Costituzione, che dice che l'autonomia è una possibilità. Ma all'articolo 117 e poi al 119 si dice che ci sono due obblighi per lo Stato, non due possibilità. Quello di finanziare i diritti sociali e civili a Caltanissetta come a Lecco è quello di perequare, per dare la possibilità alla Sicilia, alla Calabria di avere le stesse risorse e anche le stesse infrastrutture che hanno le altre regioni. Ecco, noi vogliamo che si realizzino gli obblighi posti in Costituzione. Concludo davvero, perché oggi è stata una giornata bellissima, perché non abbiamo parlato di quello che è interesse di Forza Italia, abbiamo parlato di quello che è l'interesse per il Paese, abbiamo parlato di problemi concreti. No, attenzione, non fatemi un applauso, perché io vorrei per un attimo invece parlare anche di quello che può essere l'interesse di Forza Italia. Io non ho paura, non temo l'autonomia differenziata. Spero non si faccia il referendum, perché temo molto il referendum. Io non so Renato come andrebbe in Sicilia, ma nella mia regione finirebbe 90-10 e in molte regioni del Mezzogiorno finirebbe allo stesso modo. E quel 90% di elettori che andrebbero a votare votando contro l'autonomia non sono solo elettori di centrosinistra, sono anche elettori di centrodestra che noi non possiamo abbandonare al centrosinistra, anche perché quando c'è uno spazio in politica, il rischio è che qualcuno lo occupi e qualcuno faccia all'interno del centrodestra, in sintonia anche col governo nazionale su altri temi, la parte di chi interpreta questi elettori. Forza Italia, grazie ad Antonio che ha frenato sull'autonomia, sta tenendo una posizione di grande responsabilità. È una posizione di responsabilità che va tenuta fino in fondo, perché rischiamo, per aver dato troppo frettolosamente ad un alleato di governo una bandierina da sventolare, di pagare un prezzo troppo alto per il centrodestra e per Forza Italia.
Grazie Presidente, grazie agli ospiti sul palco.